Benvenuto nel mio canale. Arriva di nuovo una nuova settimana. Questa è l'ultima settimana dell'anno. Sei pronto per le cose che vuoi fare prima che chiuda? Oggi è lunedì 27 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Sempre disponibili con gli amici e con chi lancia un sos. Sarà per via del sestile tra il trio Venere-Mercurio-Plutone e il vostro inquilino Nettuno, sta di fatto che le feste non vi fermano, se qualcuno ha bisogno di voi, sempre fiduciosi nel volontariato, mollate famiglia e pranzetto per accorrere in suo aiuto. Momenti estatici tra le braccia del partner, sperimentando sensazioni sconosciute, più liberi di esprimervi e condividere, in barba alla luna opposta, forte fattore di attrazione, non riuscite a stare separati neppure un minuto. C'è un forte sentimento che si esprime attraverso la concretizzazione di un rapporto che potrebbe far nascere nuove coppie. I rapporti di coppia sono in miglioramento e c'è una discreta fedeltà nelle coppie. Guardate all'amore da un'altra angolazione, vi accorgerete che vi sorriderà molto di più. Non affidate le vostre confidenze a persone sconosciute o di cui sapete poco o niente. Non mettetevi nelle condizioni di farvi criticare. Assumete un atteggiamento rispettoso degli altri ma che esige rispetto per la vostra privacy. Non lamentatevi per la sorte avversa, più vi lamenterete e più non sarete in grado di trovare la soluzione ai vostri guai. Oggi qualcuno si rifiuterà di ascoltarvi. La soluzione è dentro di voi, fermatevi e meditate sulla vostra vita. Non lasciatevi ingannare da emozioni o convenzioni. Guardatevi dentro, siate onesti con voi stessi. La forza per superare ogni ostacolo è dentro di voi. Non esponetevi a rischi gravosi con prestiti e mutui che potrebbero andare oltre le vostre reali possibilità, volendo avviare qualche progetto che vi sta a cuore richiedete un finanziamento proprio e solo se necessario. Forte intuito. Eccellente tempismo. Successi personali e professionali. Oggi è una buona occasione per ritemprare il proprio spirito, per tornare ad avere fiducia negli altri e a riporre in loro qualche speranza. Il mondo non cambierà di certo se non tenterete di essere voi migliori per primi. Abbiate pazienza e sappiate che qualcuno vi segue con il pensiero. Oggi potreste ricevere proposte vantaggiose. Guardate avanti a voi e non indietro. Se trovate persone che chiederanno di recuperare la vostra fiducia, fate in modo che abbiano le occasioni giuste senza porvi alcun limite. Non prendete decisioni drastiche e radicali, soprattutto se appartenete alla terza decade. Quando affrontate certe situazioni dovreste cercare di essere più positivi, altrimenti rischiate di smarrire il vostro vero obiettivo e vedervelo sfuggire di mano. A volte abbassate troppo la guardia ed è facile colpirvi. Una piccola complicazione si presenterà questo pomeriggio, ma sarete in grado di riconoscerla e affrontarla. Felicissimi sono gli auguri dei tanti pianeti in cielo e così intensamente da rendere il vostro segno quasi uno dei più fortunati in assoluto di queste feste natalizie. Dal vigoroso Sole Capricorno a Nettuno nel vostro segno, dalla luminosa Venere al magico Giove, da Plutone a Urano. Per terminare con l'intelligente Saturno, questi ultimi tra i segni amici di Capricorno e Acquario. Non siate egoisti, qualcuno di molto vicino potrebbe richiedere ascolto. In amore, se non siete interessati ad una persona, fateglielo capire. Inutile fingere o illudere la gente. La sincerità paga sempre e viene ripagata prima o poi. La vostra intuizione vi aiuterà a superare una considerevole preoccupazione. Siete determinati a combattere nella giusta direzione. Se riuscite a dissipare i vostri dubbi, sarete in grado di mantenere la vostra energia mentale ad un livello elevato. Avete già fatto molto per il bene di una persona, ora dovrete solo attendere che questo dia i suoi frutti. Siate pazienti, perché le emozioni che vi darà questa giornata, dovrete tenerle strette e vi saranno sempre accanto. Avete riposto scarsa fiducia nel prossimo. Anche nelle persone della vostra famiglia, ma oggi potreste avere la conferma che vi sbagliavate. Accogliete tutto quello che vi verrà donato ed apprezzatelo. Nel vostro segno Nettuno bisticcia con la Luna all'opposizione, ma per vostra fortuna qualcuno si prende la briga di mediare il conflitto.
precisamente Venere armoniosa e Plutone magnetico, entrambi in sestile al vostro segno, alias gli amici infastiditi dai vostri malumori di coppia, voi sempre svagati, pasticcioni, spendaccioni, la vostra dolce metà pragmatica, concreta, ipercritica e alla lunga noiosa. Provvidenziale il cambio lunare nel pomeriggio che scioglie il conflitto lasciando tutti più tranquilli, non sarà una passione incendiaria o in divertimento stratosferico, ma almeno recuperate la normalità, vocabolo che di questi tempi pare già miracoloso. Amore ed Eros. Due punti difficili conciliare i bisogni personali con le esigenze di famiglia. Se il partner se la prende vi stupisce con un attacco frontale, davanti al quale vi sentite impreparati. Il dialogo risolve i problemi, ma contribuisce anche a crearne. Qualche incomprensione con il partner potrebbe generare nervosismi difficili da gestire e destinati a protrarsi nei prossimi giorni. Per evitare qualunque conseguenza negativa, siate un po' più diplomatici. Se avete da poco incontrato qualcuno con cui state vivendo una storia d'amore, gli astri amplificano il vostro mondo emotivo e rendono corrisposti pienamente i vostri sentimenti. Diversamente sono molto probabili, per voi romantici pesci, appassionanti ritorni di fiamma. Lavoro e denaro? Due punti passato il Natale pensate già a come impiegare il tempo senza annoiarvi nei giorni di vacanza che vi restano. Volete essere voi a decidere, invece sono gli altri a manovrarvi, scatenando collere sotterranee. Una piccola pausa diventa necessaria per raccogliere le idee a proposito di un progetto che non vi sembra più così conveniente e che probabilmente potrebbe darvi più problemi che soddisfazioni. Come vivono i tenerissimi pesci l'esperienza del dono? Nessuno come loro, i dolci pesci, sono solleciti nel capire quel che può toccare l'anima delle persone amate, capaci di intendere le più remote esigenze di coloro che vogliono premiare col gesto di un dono. I pesci sono tra i segni più felici di regalare, più portati alla comprensione e forse compassione col prossimo. In questa giornata di vigilia natalizia, sarà Venere, astro a loro molto congeniale, a manifestare il desiderio di favorire i propri affetti con grande dolcezza, gusto, attenzione. Non tralasciando di considerare nessuno, dai parenti, agli amici, al partner. Per tutti, un dono centrato. Benessere. Sensazione di pienezza fastidiosa, tutto vi irrita, anche un moscerino ai vostri occhi diventa un elefante. Passeggiata salvifica per chi ha la forza di sollevarsi dal divano e uscire a schiarirsi le idee. È il momento che vi prendiate cura di voi stessi in modo costante e non solo di chi vi è accanto. Bene l'attività fisica. Attenzione alla vostra golosità, gli stravizi a tavola non perdonano. Per lei, oggi è la festa del relax e degli avanzi, il classico cinema o l'incontro con gli amici per il regalo ritardatario, alle pulizie penserete domani. Per lui, tanti progetti in mente per un viaggio, ma con la luna in disaccordo meglio partire domani. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.